Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG, speciale dedicata alla presentazione della campagna di screening gratuito per il tumore alle vie urinarie, promosso dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano assieme a Senior Italia Federanziani. Nonostante i progressi in ambito terapeutico, i tumori del tratto genito-urinario rappresentano ancora una delle neoplasie più fatali e i numeri sull'aderenza agli screening risultano ancora troppo bassi. La campagna, approvata dal Comitato Etico a gennaio, si rivolge alla popolazione nella fascia tra i 65 e i 75 anni, fumatori ed ex. Sentiamo. Cioè il tentativo di mettere in piedi un programma di screening per i tumori del rene e delle vie urinarie. Un programma finalizzato a identificare precocemente delle alterazioni. Siamo finalmente riusciti a partire offrendo alla popolazione sana la possibilità di eseguire dei test specifici con l'obiettivo di identificare delle alterazioni potenzialmente a rischio. Penso che sia una grande opportunità perché è una malattia che ancora, dove si deve ancora ricercare tanto, e quindi uno screening che non esiste ancora è collegato anche a quello del polmone, perché per gli stessi fattori di rischio è la miglior soluzione per avviarci su questa strada. Noi siamo stati coinvolti dal dottor Messina perché appunto, essendo un'associazione così importante, così vasta, potevamo dare un valido aiuto in questo progetto, un progetto a cui noi abbiamo aderito volentieri perché riteniamo estremamente importante, perché oggi come oggi risulta difficile fare certi esami a livello con le istituzioni perché i tempi sono molto lunghi e anche i costi sono importanti. Riteniamo utile questo progetto di prevenzione perché individuarli in modo precoce vuol dire anche poter intervenire e prolungare la vita degli anziani. Beh, all'Istituto Nazionale Tumori siamo stati, diciamo, fortunati perché siamo stati scelti per fare delle analisi e per poter dare un contributo a quella che è la ricerca per la parte dei tumori. Sarebbe meraviglioso se fosse per tutte le altre malattie. Meno male che c'è almeno per questo e siamo contenti. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.